sarebbe ingeneroso nutrire dubbi su questi ragazzi e sulla sua accortezza. Però io glielo dico proprio espressamente, se l'obiettivo della società è quello di salvarsi, di salvare la squadra, bisogna correre ai ripari. Ho finito. Io Gioco Forza la devo ringraziare per la sua signorilità, per la sua veduta della situazione. In questo momento siamo in difficoltà, fuori discussione, quindi con tutte le forze che abbiamo cercato, poi possiamo non essere d'accordo, abbiamo cercato poi di riprendere la partita tenendo il campo dal mio punto di vista e rischiando anche qualcosa contro una squadra che è forte a ripartire, contro una squadra che era forte del vantaggio. E ha detto tutto lei, chiaramente abbiamo qualche problemino e... Che lei sicuramente farà presente alla società, eh? Sì, no, ma per l'amor di Dio, anzi sarà probabilmente su questo tipo di situazione sarà un tema che dovremo andare a affrontare, perché sì. Perché onestamente dico, provi e riprovi, poi mi dispiace anche perché a volte dobbiamo, ma lì è un problema mio, la squadra mi segue, dobbiamo inventarci di andare a 3, andare a 2, andare a 6, andare a 7. Lei è il miglior acquisto che ha fatto la società, perché è un comunicatore, no, non è una sgolinata, ma un altro allenatore, ma che cosa... No, ma io le dico la verità, è chiaro che il materiale e onestamente voglio dire, i ragazzi lavorano intensamente tutta settimana, se poi dopo non riusciamo a portare i frutti della prestazione bisogna fare una riflessione, punto sì. E basta, poi potrebbe essere costruttiva, distruttiva, con delle varianti che possono essere più d'accordo o non d'accordo, poi cioè con voi io mi sono sempre presentato, abbiamo vinto poco, però abbiamo vinto, allora abbiamo perso e io sono qua proprio giustamente per difendere, voglio dire, quello che sono i ragazzi. I ragazzi oggi potevano dare tutto e hanno dato tutto, chiunque è stato chiamato in causa, e sotto questo aspetto è un bel messaggio, però... Ecco, mister, potrebbe essere un problema nuovo che si sta delineando, cioè non tanto o non solo la mancanza di realizzazioni, ma piuttosto quella differenza reti che ci sta penalizzando, cioè problemi in difesa con qualche gol evitabilissimo che adesso ritualmente prendiamo e che non consentono alla squadra di essere tranquilla. Ma sul discorso della tranquillità... la squadra deve essere per forza tranquilla, anche perché si parte da 0-0 e alla fine oggi loro hanno fatto un gol su una sponda, qualcuno potrebbe dire dovevamo stare più attenti, ma poi alla fine dovevamo stare più attenti dall'altra parte, voglio dire, cioè, chi va sulla sponda e gioca d'anticipo e fa gol, poi in qualche situazione ci siamo addormentati e ci hanno graziato. Loro si sono addormentati in due o tre situazioni, magari noi abbiamo calciato fuori dai legni, fuori dai pali, fuori dalla porta, perché un qualcosa poi su colpo loro più bravi a ripartire, noi dovevamo costruire, però la manovra soprattutto nel secondo tempo è stata abbastanza fluida, al di là di qualche errore tecnico che perché chi gioca a calcio sbaglia, io non sbaglio perché non gioco più, o meglio ho giocato anche poco e di conseguenza è quello. Mi riferisco alla palla in orizzontale che partono gli avversari, ti possono anche chiudere la partita, perché ci sono state due o tre situazioni così. Sì, poi gli errori, lei mi insegna che gli errori fanno parte del calcio, la partita perfetta finisce 0-0, io non sbaglio, lei non sbaglia, o lei... non ha l'occasione o la zampata vincente di guidarsi, la partita perfetta è 0-0 a grandi linee. Sì, gli errori ci sono, ma gli errori fanno parte del giocatore, dell'aspetto tecnico e soprattutto la categoria. La categoria è una categoria, si dice in tutta Italia, che la categoria c'ha i vari cecchini che quando sbagli ti castigano, e probabilmente oggi il gol loro, forse in qualche altra situazione abbiamo dormito ma non ci hanno fatto gol, è stato proprio un gol, consentitemi il termine, voglio dire, non c'era il bancomat, ma è stato un gol di rapina, è stato sveltissimo a buttarsi
a seguire la situazione e a buttarsi e a far gol, quello sì. E, cioè, per dire, io alla fine a Barbetta gli ho chiesto perché non ha calciato, dal campo non si vedeva, gli ha chiuso la traiettoria e si è ributtato sul destro e l'ha chiuso perché era a 2 metri dalla porta, per dire. Sì, può darsi. Mister, buonasera. Due domande. La prima è la scelta di Masawood, perché è fatta solo nel secondo tempo, visto come ha cambiato la partita proprio l'ingresso di questo giocatore. Sì. E poi lei ha fatto comunque, sembra che sta facendo comunque anche i complimenti della squadra che la seguono, ma se in questo momento si sente in discussione. Allora, le rispondo. Io in discussione non mi sento e rispondo in modo banale, perché io sono molto molto sereno per il lavoro che sto facendo e quindi poi dopo la società può fare qualsiasi tipo di scelta e io da professionista la posso anche accettare. Quindi il fatto che si vinca una partita e non vai in Europa League o in Champions League contro il fatto che perdi qualche partita, perché io non mi nascondo assolutamente, io sono a disposizione di tutto. La squadra mi segue perché poi il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì andiamoci, lavoriamo, vi invito pure a vedere gli allenamenti. La squadra sa in questo momento che è in difficoltà, soprattutto sul risultato, e mi sembra giusto spendere due parole, perché se oggi avessimo avuto 15 giocatori fermi in mezzo al campo che non davano tutto quello che c'era a disposizione, allora avrei fatto un'altra critica. Allora, sul fatto di Moro, io lo chiamo Moro, che è più facile, lei le pronuncia, in questa categoria ci sono gli under, e in questa categoria gli under poi alla fine sono quelli che determinano il sistema di gioco. Era una scelta programmata, perché poi alla fine giochi con 2002 in porta, 2001 in mezzo al campo, 2004 e un altro 2004 a tre quarti. L'alternativa poteva essere andare a 3-5-2 con un 2003, o un'altra alternativa poteva essere lo chiamo Bobo Riosa, che è un 2003. Però avendo a disposizione recuperato Palumbo, qualche giocatore un po' più esperto, abbiamo pensato sulle cose di dare un po' più di esperienza fondamentalmente negli ultimi 20 metri. Poi le scelte giustamente a volte pagano, a volte non pagano, semplicemente quello. Poi un'altra cosa, visto che ci sono 5 cambi, abbiamo una rosa ampia ed è giusto poi alla fine tentare. Io farei un'altra osservazione invece, ma non perché debba venire a favore dei ragazzi o a mio favore, che questa squadra ha la capacità non di portare a termine la partita con dei punti e dei risultati, però ha la capacità di andare a 3-4 in un attimo. Noi giochiamo a 3-4 e a 5 in un attimo, e quindi vuol dire che il lavoro c'è e la disponibilità dei giocatori c'è, e va benissimo anche quello. Non so se sono stato abbastanza chiaro o eventualmente, però rimango appunto a disposizione di quello. Mister, come si esce da questa situazione? Perché l'impegno della squadra non manca, però quello che è evidente è che questa squadra ha dei limiti proprio a livello di qualità, anche tecnici, perché è una squadra che non ha giocatori di esperienza, giocatori importanti per la categoria. Cioè, lei chiederà qualche rinforzo immediato, 2-3 giocatori over di esperienza in categoria? Secondo me è giusto che questo tipo di analisi e situazioni si facciano con la società. Perché dire di sì o dire di no non ha senso. A oggi il dato di fatto è questo, è fuori discussione. Come se ne esce, visto che poi la prima domanda così, se ne esce lavorando, se ne esce con le responsabilità di tutti, quindi staff tecnico, giocatori, società, e poi forse io lo dico per esperienza, bisogna andare a rubare una partita, nel senso che poi dopo si potrebbe andare anche in vantaggio, e poi adesso c'è magari anche la paura di andare a gestire il risultato, però prima andiamo in vantaggio, poi analizzeremo eventualmente questo tipo di problema sotto questo aspetto. E quindi è questo che in questo momento mi sento di dire. A posto? Devo solo chiedere se crede sempre nella salvezza. È prestissimo, io guardi. Perché deve dire che la squadra è meno in forma e meno strutturata.
No, prego. Allora, sul meno in forma non lo so, perché fare poi un controllo su tutte le 18 squadre sotto l'aspetto proprio della forma delle squadre è un discorso un po' più profondo, nel senso che poi ci vorrebbe un database che porta, voglio dire, dei numeri in base ai risultati. No, no. Si è abbattuto la capolista del 2001, è una meraviglia. Allora, per dire, insomma, i risultati indicano allora, il dato la situazione di del piedi. No, ma il dato di fatto, le rispondo, il dato di fatto è semplicemente che è un campionato che puoi vincere dalla prima e perdere dall'ultima, perché se oggi la Matese in fondo alla classifica ha battuto la prima, quindi è molto equilibrato. Vabbè, 4-3. Quindi torniamo alla prima domanda del signore che dice poi gli episodi, i particolari sono all'ordine del giorno. Se tu vai a creare delle situazioni o sbagli o non le chiudi, perché a me non mi sembra che ha detto bene, equilibrato, perché il Porto d'Ascoli esatto, è quello, peccato, differenza 11-1. Io rispondendo forse alla domanda che a lei e a voi interessa più di tutti, certo che ci credo, ma è normale, è chiaro che sono preoccupato, amareggiato e sono decisamente consapevole che bisogna rimboccarci le maniche e sono consapevole che, come avete detto voi, probabilmente dovremmo fare una riflessione più dettagliata con la società. Ma sono amareggiato perché poi sono preoccupato perché chiaramente oggi il dato di fatto dice questo, oggi il dato di fatto dice questo e oggi il dato di fatto dice che appunto sono tutte partite molto molto equilibrate e molto molto che si risolvono sulle giocate, sugli episodi, perché onestamente se dobbiamo andare a analizzare il tipo di partita al di là di momenti dove la squadra tiene un po' più il campo rispetto all'avversario, ci sono partite nella partita, però ripeto, nel secondo tempo, ma loro sono stati bravi, attenzione, non hanno rubato niente, non hanno rischiato tantissimo, però abbiamo giocato nella loro metà campo 45 minuti più o meno, al di là che ogni tanto o per errore o per capacità alle spalle c'era lo spazio, attaccavano lo spazio in un paio di situazioni. Forse si gestivano anche loro meglio, sì, esatto, capito. Ma non eventualmente su un discorso che la squadra ti mette per scelta, perché il valore è decisamente più assoluto nella propria metà campo. È dominato dall'Avezzano, Rimo sta facendo un esame molto 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 fumoso e ampio. La partita è stata dominata dall'Avezzano quando non pensare quando sei più inferiore. Ma che è stato dominato, allora che l'avversario. Tranne una piccola, una velleitaria reazione della ripresa, velleitaria, perché tranne il colpo di testa di Diosa sull'angolo, continuiamo a prendere la palla inattiva, il gol, perché l'avevi messa laterale, la sponda di Dos Santos, gol. Vuol dire che la difesa non ha i principi della disposizione per evitare quelle situazioni. No, io non sono d'accordo, non è che non ha i principi, cioè non ha probabilmente l'attenzione, e sono due cose diverse. Perché se non hai i principi vuol dire che sei dislocato in campo in un certo modo, se invece non hai l'attenzione. Prende sistematicamente i gol dalle palle inattive. Che conclusione uno deve trarre? La conclusione è proprio quello, che non è che non hai i principi, non ha la lettura della situazione in quelle situazioni, che una palla che va sul secondo palo viene rimessa dentro, questa è una situazione che andiamo non sul principio della marcatura, perché il giocatore non era solo, andiamo sul principio della capacità, l'abilità dell'avversario che ha anticipato il difensore, quindi non è un principio. È l'abilità di un singolo giocatore sotto questo aspetto, però lei giustamente rimane della sua idea, io rimango della mia. Io nell'anno del centenario non voglio perdere la categoria, come tutta la curva volta. No, ma per l'amor di Dio. E qui finiremo col perdere, perché non sono stati fatti gli investimenti e la squadra è debole. Ma i 7 punti presto saranno colmati da chi ha alle spalle, e buonanotte, insomma. No, no, comunque sono riflessioni. No, ma sono riflessioni. Avviare, senta, ma va benissimo, questa è una sua riflessione
e va benissimo. Lo dicevo io sul discorso dei principi, capito? I principi di una marcatura ci sono. Il problema è che poi c'è l'esecuzione del principio. Perché oggi. Allora ci sono i principi e non l'applicazione del principio. Ma potrebbe essere. In qualche modo si sbaglia. No, ma allora, e finisco e vi chiedo scusa. Allora, la squadra a un certo punto, oggi abbiamo cambiato la marcatura, giusto? Io ve l'avevo anticipato domenica. E siamo andati a uomo. E abbiamo preso lo stesso gol. E quindi, o marchia zona o marchia uomo. Non cambia niente, è per quello che le volevo rispondere, capito? Cioè, sì. Quindi fondamentalmente non è un discorso di come marchi a uomo zona, è di come marchi nel senso che l'attenzione in quel momento lì, voglio dire, viene a mancare l'attenzione. Allora sono d'accordo con lei che l'attenzione è una cosa, o ce l'hai o non ce l'hai. L'attenzione fa parte della categoria, l'attenzione fa parte del giocatore. Cioè il giocatore attento e il giocatore meno attento. Insomma, su questo volevo rispondere. Alla fine sono tutti disattenti. Certo, può darsi. Sotto questo aspetto il dato di fatto è quello, ci vuole più attenzione, anche perché quando poi noi andiamo a colpire, quando colpiamo in un modo o nell'altro, perché due o tre situazioni anche noi ci abbiamo dato di testa, è andata fuori la palla, punto e basta. Quindi tutti evitano di affrontarlo alla fine. Tutti abitano il programma, va detta una cosa, dispiace per il ragazzo, dispiace, ma non trasmette sicurezza il portiere. Sì. Ogni momento fuori in gola si è vinto. Mi dispiace, però c'è un grosso problema. Non è un delicato, bisogna anche dire queste cose. Lei giustamente, voglio dire, fa la sua riflessione ed è una sua riflessione, va bene. Oggi no, penso che in due o tre situazioni secondo me Francesco è stato anche abbastanza bravo.